siamo a posto, insomma, ti ripeto, noi siamo qua a giocarci qualcosa di importante dopo tanto tempo e quindi siamo orgogliosi, contenti e ci giocheremo una partita importante, poi ne mancherà un'altra, quindi convogliare tutto su questa partita credo che sia un po' esagerato, quindi una partita importante e poi ce ne sarà un'altra. Quello che dicevo prima, tutti, insomma, ne abbiamo fatta di strada, sicuramente non è sempre stata una strada dritta, tante curve, però siamo sempre stati in linea di galleggio, cioè siamo sempre stati insomma protagonisti, quello che ho detto anche le altre volte, quindi siamo qua, siamo contenti, e consapevoli che abbiamo una partita difficile, abbiamo fatto tanti sacrifici, tante vittorie, qualche sconfitta per arrivare qua e ci siamo e ce la giocheremo fino alla fine. Mister, ormai come domani i moduli conteranno fino a un certo punto, perché insomma, vista la posta in palio sia per noi che per loro, insomma, ci sarà 90 minuti di agonismo massimo. Ma sinceramente i moduli contano sempre relativamente, c'è sempre l'interpretazione che si vuole, si prepara la partita in una certa maniera, poi insomma i moduli credo che sia proprio un discorso così, più che altro per allenatori, per vedere, però io sono sempre dell'idea che conta molto di più l'interpretazione del giocatore in un ruolo, nel fare, nel cercare le situazioni di gioco che si preparano durante la settimana, ecco, però. Chiaro, poi dopo c'è l'agonismo, poi c'è la personalità, poi c'è l'aspetto fisico, quindi non è soltanto una situazione che interviene in una gara. Ecco. In un giorno bruciati 762 biglietti a disposizione, ne sarebbero scesi in campagna molti di più di tifosi? Beh, non è una novità, quindi siamo contenti, è successo tante altre volte e niente. Però come sempre detto, insomma, sia da una parte che dall'altra, la gente non ti fa vincere le partite le devi vincere in campo, però questo ti rende orgoglioso, so che siamo sempre stati seguiti tantissimo e lo saremo anche domani. Ecco, uno dei rischi principali è stato quello di non perdere le provocazioni domani. Ma noi sinceramente siamo una squadra che è caduta sempre poco, forse magari il sottoscritto ogni tanto, però nelle provocazioni non siamo mai caduti e sicuramente non lo faremo neanche domani, quindi sono discorsi che non servono perché abbiamo già dato ampia dimostrazione tante altre volte in tutti questi anni di sapere cosa vogliamo.